Ma dunque, noi sappiamo che chi è vaccinato ha un rischio pressoché nullo, diciamo molto prossimo allo zero, di avere una malattia clinicamente rilevante. I bambini tollerano perfettamente questo vaccino, mentre invece chi non si vaccina non ha soltanto handicap di carattere sociale, non può andare nei locali pubblici, quello diciamo è un handicap grave, ma non è tutto. Purtroppo la malattia colpisce i bambini, si è evoluta sulle fasce di età, c'è una maggiore incidenza di contagi, i bambini non sono solo più portatori sani e vettori verso i nonni, ma sono malati che si ammalano e talvolta perdono anche la vita o comunque hanno conseguenze molto gravi. Quindi l'appello è di vaccinare su un vaccino che è sicurissimo, zero effetti collaterali nell'immediato e a distanza, e che garantisce, francamente, copre le spalle ai bambini e alle loro famiglie da malattie, una malattia che è ancora veramente molto grave, non sottovalutare. In terapia intensiva hanno ancora pazienti ricoverati, il Meyer è sempre occupato da casi gravi, e quindi non possiamo assolutamente pensare di esserne usciti o che i bambini siano esenti da questa malattia. Arezzo ha risposto egregiamente, mettendo subito in campo un percorso di protezione alto, è dotato strutturalmente di camere a bassa compressione negativa, quindi dove si può fare l'isolamento come si deve. Infatti nella rete pediatrica regionale Arezzo annovera ben due camere compressione negativa dove possiamo ricoverare anche i bambini pediatrici, quindi non soltanto i neonati affetti da Covid. E questo è un elemento che ci rende un punto di riferimento importante in questo percorso, e non a caso, nonostante Arezzo sia stata al centro anche di un'epidemiologia piuttosto forte, cioè di una casistica importante, abbiamo retto bene, non ci sono mai stati momenti di crisi vera dove non siamo riusciti a governare i percorsi o a non rispondere ai bisogni assistenziali della cittadinanza. Adesso stiamo ritornando nelle scuole. I camper messi a disposizione anche dalle associazioni di volontariato, li ringrazio, messi a disposizione anche da enti in un'altra provincia, cioè quella di Grosseto, sono utili per portare il vaccino a quelle persone che o hanno difficoltà a muoversi o hanno comunque non solo difficoltà fisiche ma difficoltà mentali ad avvicinarsi al vaccino, ed avvicinarli il più possibile alla loro situazione per rendere il vaccino disponibile per tutti.